Buongiorno, allora, oggi dato che già un po' di gente non riesce a fare questo semplice lavoretto, ma si sa chi ha le prime armi non può saper far tutto. Allora, il tutorial in questione è saper montare una targa su un trattore, comunque su una moglie di Farming Simulator. Allora, adesso in questo caso abbiamo già aperto il nostro Fiat 1180, quello che ho fatto io. Abbiamo quella targa qua, adesso la apro un secondo, farò quella vedere. Allora, dato che qua c'è scritto prima dei 1960, perché è vecchia, no, non ci starebbe su perché non è il suo anno, però vabbè, tanto per far vedere. Allora, la prima cosa da fare è aprire la cartella della Modero. Qua ci troviamo davanti alla cartella del 1180 e qua quella della targa, no? Con supporto, perché può, cioè, forniscono il supporto. Allora, copriamo tutti i file da lì, li mettiamo di qua. Poi, se ad esempio vogliamo metterli nella cartella testo, allora, ad esempio, proviamo quel file qui, supporto anche quell'altro, con Notepad più più, Notepad, blocco note, quello che volete, e andiamo a cercare quelle righe qua, file name. Qui davanti ci mettiamo una semplice scritta che si chiama textures con la slash. In questo modo il file il file di 3D andrà a pescare la texture dentro la cartella, altrimenti la lasciamo pronto fuori senza toccarla. No. Bene, ora possiamo aprire il trattore e importare i file. Quindi supporto. Ok, ce l'abbiamo qui. Ora possiamo creare un transform group. Qua chiudo. Selezioniamo i file che abbiamo, insomma, preso su, ciappato, i file che abbiamo importato, Ctrl X o comunque taglia, qua ne dice cut, fate cut, poi selezionate trasforma, Ctrl V o qua parte. Seconda cosa da fare sarà selezionare ognuno di questi componenti e andare sul pannello degli attributi sulla destra e togliere il Rigid Body. Il Rigid Body è quella cosa che quando salvate il gioco e rientrate vi fa tipo l'ostacolo invisibile, quella roba lì che non serve quasi niente. Ok, ci siamo. Ora con Ctrl B possiamo fare il placement interattivo, cioè possiamo premere col mouse su un punto qualsiasi e farci spostare l'oggetto. Ok, allora questo punto è girato, quindi possiamo andare a agire sul valore di rotazione Y, 180, quindi si gira dall'altra parte. Successivamente scaliamo, io avevo detto fin 0,15. Dovrebbe venire giusta, meno che il trattore sia fuori dimensione, però dovrebbe essere giusto, quindi a posto. Ok, ora basta solo posizionarla bene, ce la orientiamo un attimo, opla, un po' indietro, alzo un po' a sinistra. Va bene, e l'abbiamo messa. È una cavolata. Ora basta salvare. E la targa è su. Diciamo che il tutorial è finito qui. Non era un granché da spiegare, però, perché aveva necessità. Quindi niente, si salva. Si chiude. Fine. Fine della tiritera.
Quindi grazie e se avete bisogno delle targhe visitate la pagina Facebook di Targhe Farming Simulator, vi aprirò la pagina. Farming Simulator, ecco. Questa è la pagina, vi potete fare richiesta di targhe e noi ve le faremo. Vi ringrazio per averci seguito e ci sentiremo prossimamente. Ciao ciao!